E a Firenze questa mattina è stata indetta con urgenza una conferenza stampa per aggiornare proprio sulla novità del caso Aeroporto di Firenze. È stata organizzata dal gruppo misto aderente ad Alternativa Libera, presente in Consiglio Comunale a Firenze, presenti anche i deputati Segoni e Artini. Vediamo. Noi, come dicevo, abbiamo presentato due subemendamenti, uno di bandiera che ovviamente non ha possibilità di sopravvivere, che prevede appunto di cancellare questa introduzione. L'altro un po' più ragionato che dice va bene, se vogliamo avere questa corsia preferenziale, diamola soltanto nei casi in cui si fa esprimere la popolazione locale con un referendum consultivo. Nel senso, se la popolazione locale dice sì, va bene, facciamolo, giusto procedere con delle scorciatoie che accorciano i tempi e l'iter burocratici. Se non c'è volontà popolare, ovviamente no, si deve rispettare l'iter normali. Il ragionamento su Firenze è importante perché qual è l'obiettivo? L'obiettivo è raggiungere quei 4 milioni di passeggeri in più di qui al 2030. Questo obiettivo per noi è importante perché significa 4 miliardi di prodotto interno lordo in più all'anno per la Toscana. Ma come lo raggiungi? Di certo non con la stupidità di fare un aeroporto a Firenze. In particolare, avendo avuto modo di poter lavorare con gli aeroporti anche a Pisa, in particolare con l'aeronautica militare, abbiamo avuto la possibilità di recuperare informazioni che permettono già da ora di poter far raggiungere a Pisa almeno 1.600.000 passeggeri all'anno in più senza modificare niente, cioè senza nessun costo. Quindi il concetto dov'è? Il concetto è analizzare quelle che sono le strutture e l'attuale capacità del sistema per renderlo veramente efficace, perché l'obiettivo dei 4 milioni di passeggeri è veramente importante, ma come si raggiunge è il punto dirimente. Fare l'aeroporto a Firenze, per come la vedo io, è uno spreco di soldi. Gli stessi soldi investiti su Firenze, investiti nella tratta tra Firenze e Pisa, non sono utili esclusivamente all'aeroporto, quindi a una sola struttura, ma a tutti quei cittadini che insistono nell'area che va da Firenze a Pisa, Empoli, Pontedera, cioè tutta la piana che va verso il Pisano. Quindi il concetto è valutare prima quelle che sono le possibilità, e noi stiamo facendo un altro lavoro su quello che è l'uso delle torri di controllo su Pisa, che ancora sono a livello militare. Solamente modificando quello si può raggiungere un incremento di un ulteriore 10-15% dei voli su Pisa, arrivando al livello dei quasi 12 milioni di passeggeri, di qui a pochi mesi.